Ciao a tutti ragazzi, oggi un video speciale perché volevo celebrare con voi un traguardo che ho raggiunto da poco, cioè i 400 iscritti. Volevo ringraziarvi tanto e visto che casualmente questo giorno è arrivato contemporaneamente all'arrivo della mia nuova sedia, che vedete qui tra l'altro, ho deciso di celebrare insomma questo momento condividendo con voi il montaggio, insomma l'apertura del pacco che ho ricevuto, il montaggio della sedia e niente, cogliere l'occasione solo per ringraziarvi per il vostro supporto, per l'incoraggiamento che mi state dando, per i consigli, per i commenti, insomma per tutto quello che mi state regalando in questa esperienza che ho cominciato da poco ma che mi sta piacendo molto. Ovviamente non mi piacerebbe così tanto senza il vostro sostegno, quindi continuate così che la cosa mi riempie di gioia. E niente, ora vi lascio al breve video riguardante il montaggio di questa meravigliosa sedia. Nel caso vi interessi sapere dove l'ho acquistata, vi lascio i riferimenti in descrizione e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, grazie ancora di tutto, baci! Ecco ragazzi, questa è la sedia attuale che stavo utilizzando, tutta scricchiolante e con i suoi annetti di utilizzo, e qui dentro c'è la sedia nuova che è appena arrivata. Ora, come dicono quelli bravi, procedo con l'unboxing. Ok ragazzi, questi sono tutti i componenti della sedia che sono da montare. Queste sono le istruzioni, per fortuna ci sono anche in italiano, anche se effettivamente sono tutte immagini da seguire, per cui l'italiano alla fine serve fino a un certo punto. Cominciamo con le rotelle che si infilano molto facilmente così. Ok, le metto tutte. La seconda cosa, il pistone qui dentro e il suo coperchio qui sopra. Ok, ora tramite queste viti devo fissare questa parte qui a questa parte qui, in modo da fissare lo schienale. Però visto che ho solo due mani non ce la faccio a filmarmi, quindi lo faccio e poi torno. Ok, ho fissato la parte con due viti e ora ci metto la copertura. Bene ragazzi, ho fissato anche la parte sotto con quattro viti e la brugolina, e ora procedo con il montare questi. Ecco fatto. Bene, i due poggioli per le braccia sono fatti, manca pochissimo ragazzi, ho quasi finito. Ed eccola finita ragazzi, guardate che meraviglia. Ah, questi che si possono regolare in altezza, chiaramente si può regolare in altezza anche la parte sotto. L'unica cosa che non ho capito cosa serve è questa manopola qua, che si avvita e si svita, ma non ho ben capito cosa serve. Comunque sono molto 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 soddisfatta.